Move Transition, andiamo a vedere in questo breve video, andiamo a vederlo molto velocemente in questo video. Non ve lo spiegherò tutto super mega dettagliato, andiamo a fare semplicemente questa animazione, cioè che diventa grande e poi diventa piccolo. E poi non ci faremo mancare di creare anche questa animazione. Dai, su che è davvero semplice che fa whoop. Avete, ok, ma prima però di avervi ricordato, già ci siamo, di iscrivervi al mio canale Telegram. Venite su YouTube e su TikTok e andiamo a vedere subito come farlo. È davvero semplice. Allora, io adesso come al solito, quando faccio tutto nel mio OBS, devo attivare la modalità studio, vi ingrandisco tutto e io vado a creare adesso una nuova scena. La chiamiamo scena, va benissimo, però scena testo. Ok, inviamo e adesso io qui vado ad aggiungere aggiungiamo, che ne so, un cattura lo schermo, facciamo un esempio. Anzi, mettiamo un bel fonte di colore. Ok, selezioniamo un colore che ci piace. Tipo, prendiamo questo. Ok, anzi, prendiamo proprio quello lì che sto, la freccetta del mouse, come la faccio a prendere. E lo schermo. Oh, vabbè, prendiamone una che ci assomiglia, tipo questo qui. Lo mettiamo e clicchiamo ok. Adesso, per fare quell'animazione che diventa grande e poi piccola, dobbiamo aggiungere un nuovo move transition. Vi linko in descrizione come si aggiungono le transizioni, se non lo sapete fare. Era un video breve, ve lo linko in descrizione a questo video. Allora, io adesso vado ad aggiungere un nuovo move facendo aggiungi move e clicco ok. Aggiungiamo un move. Ok, adesso dovete scegliere se volete con lo sfondo nero o se volete senza sfondo nero. Adesso le faccio con entrambi per farvi capire i due passaggi. Adesso vi faccio vedere con lo sfondo nero che non dovete toccare niente se non in Appari Items, in Easing Function, dove praticamente state dicendo gli elementi che appaiono me li fai apparire con uno zoom. Abbiamo sbagliato. Vogliamo mettere gli elementi che scompaiono me li fai scomparire con uno zoom. Quindi al posto di mettere cubic facciamo back. Quindi qua avanti, vedi, vi posso far vedere anche un'animazione. Avete visto? Adesso vi faccio vedere, vedete? Switchiamo la transizione. Avete visto che bell'effetto? Adesso vi fa. Ok, avete visto come vedete? Carina quell'effetto, lo dovrei usare anche nei miei video. Casomai lo farò. Adesso vi faccio vedere come evitarlo, come levare lo sfondo nero, cioè farlo solamente senza sfondo nero. E davvero anche questo qui è semplice. Farlo. Andiamo a creare un nuovo move transition. Anzi, uso quello lì che già c'è, faccio un tasto destro. E facciamo proprietà, oppure voi create un'altra cosa e poi la userete. Vi giro un attimo così. Adesso io vado a cliccare semplicemente, a posto di mettere devo un attimo cosa era. Ok, lasciamo solo disappearance item uno zoom e leviamo però none. Vediamo se come va così. Ops. Aspettate, ok, perdonatemi, è così, vediamo, no, così, è un taglio, allora, è così, facciamo valori predefiniti, non mi ricordo, non mi fate fare una figuraccia, per favore, ah, ecco qui, punto, back. E poi cosa era? Nanna, vediamo un po'. Ok, vedete che se io faccio transizione va avanti e poi torna indietro, come avete visto. Bene, bene, bene. Allora, adesso andiamo a vedere l'animazione praticamente di quel verde, tipo lo vogliamo far comparire che scende.
come viene lanciato, come proprio vedete quando passo da questa scena a questa scena, vedete che va avanti, poi torna indietro e butto il faccione. Ve lo faccio vedere come ho fatto. Io ho fatto semplicemente un tasto destro sulla scena, mi raccomando, è importante, e ho fatto filtri. Lì si è aperta questa schermata e ho fatto aggiungi un filtro e ho messo Move Transition Override. Adesso voi decidete quale elemento, in questo caso a me non me lo dice perché c'è solo un elemento, ma voi selezionate quale elemento volete far comparire. Quello che dovete andare adesso per farlo comparire, a buttarlo praticamente, dovete cliccare in Appearing Items. Facciamo faccio delle cose diverse, tipo lo zoom, gli diciamo se lo voglio mettere o no, lo voglio mettere. Quindi zoom, yes, position, metto, se lo voglio mettere, dove lo voglio, come lo voglio, Luigi, non ti impappinare, sto pensando ad altro, come lo voglio far apparire, ecco, ok, allora, certo, cos'era, mi sono dimenticato, cavolo, ok, perdonatemi, position mettiamo top left tipo, e transition mettiamo quale animazione, mettiamo una dissolvenza, possiamo mettere una curva, la mettiamo un po' a caso e vedete un po' quando, oddio, entro nella scena, avete visto cosa è successo? È successo molto simile questo effetto. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Pensavo che era un tutorial veloce, ma non sembra che sia stato. Vi ricordo le cose importanti che dovete fare. Questa schermata l'ho fatto proprio con Move Transition, di venire su YouTube, mi sto impappinando a pensare a altre cose, venire su TikTok e basta, niente. Io vi super ringrazio, vi do un appuntamento alla prossima. Perdonatemi ancora, vi do un appuntamento, vedete che bella animazione, alla prossima!